partita di Coppa Italia contro Padova domani, anticipazioni che vi proporremo questa sera alle 21.30 nel corso di Sottorete, ospite d'eccezione Magnum Atanasievic, uno dei giocatori più amati da parte dei tifosi della Sera. Dunque in rigorosa diretta alle 21.30 anche con alcuni tifosi che potranno rivolgere in studio le domande al giocatore dei Black Devils. Torniamo però al bilancio di questo avvio di campionato con due giocatori importanti, volti nuovi della squadra di Bernardi, Ricci e Danzani. Neanche il tempo per festeggiare la prima vittoria di Superlega, che subito si torna in campo domani sera alle 20.30 per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Il Perugia si ritroverà di fronte Padova, già battuta nel pomeriggio di domenica scorsa per 3-7-0. Intanto si godono l'ottimo avvio della stagione i volti nuovi Ricci e Anzani. Quanto era importante vincere oggi per cominciare bene la stagione? Era importantissimo perché venivamo da una Supercoppa vinta e ci aspetta un turno dentro fuori tra 3 giorni, quindi era importante partire col piede giusto. L'abbiamo fatto e bene così. Si può ancora crescere, però per ora diciamo che si può essere soddisfatti. È bello perché sono sempre venuto qua ad avversario e vedere un palazzetto pieno così la prima partita in casa è bello, è una figata, è veramente veramente bello. Reale Evangelisti, visto da un'altra prospettiva con la maglia di Perugia, ti faccio una prima domanda su che effetto fa. Vabbè, oggi diciamo che arrivavamo da una piccola cosa che abbiamo conquistato la settimana scorsa, quindi era ancora più caldo, era ancora più rumoroso ed è stata una figata vedere tutta questa gente che sente questa coppa come una cosa straordinaria, perché lo è alla fine. Quindi un po' quando sono entrato in campo, abbiamo fatto il giro, è stato un po' emozionante, un po' di magone ce l'ho avuto. Infatti devo ringraziare tutti i tifosi che sono sempre stupendi. Io già da avversario li consideravo una delle tifoserie più belle, infatti si dimostrano ogni volta di più che lo sono.